Tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Truffa ad un'anziana fanese, si fingono avvocati e le chiedono soldi per un incidente mai accaduto provocato dal figlio. Furti in calo rispetto allo scorso anno, l'intervista al questore di Pesaro Urbino Antonio Lauriola sui reati commessi in provincia. Io sono fanese, quindi l'aglio e la cipolla è un rito. Fiera di San Bartolomeo, l'ultima serata per fare affare tra sconti e novità nel lungomare a Sassonia di Fano. Buonasera dalla redazione di Occhio alla Notizia. Le truffe e i raggiri e i danni delle persone anziane, quindi alle fasce più deboli della nostra società, sono all'ordine del giorno. E anche le metodiche dei malviventi diventano sempre più raffinate. Questa sera vi raccontiamo quella tentata ai danni di una signora di Fano, pensate, della veneranda età di ben 93 anni, che è stata contattata da dei finti avvocati. Sentiamo cosa ci ha detto e come è andata nel servizio di Simona Zonghetti. Falsi contratti, offerte inesistenti e operatori che fingono di lavorare per grandi aziende. Capitano sempre più di frequente le truffe, in particolare ai danni delle fasce più deboli, come gli anziani, o magari verso persone meno esperte, che si fanno convincere sulle finte occasioni. Occasioni che invece portano disagi e spesso una perdita di denaro. C'è addirittura chi, senza scrupoli, è disposto ad inventarsi incidenti in cui sarebbero coinvolti i parenti della loro vittima, così come è successo ad una signora croata di 93 anni, residente a Fano. A raccontarci quanto accaduto è il figlio, Sergio Schiaroli, ex presidente provinciale di Federconsumatori. Sergio, sua madre è ancora fortemente scioccata, ci racconterà lei di quanto accaduto. Ecco, che cosa è successo? Questa mattina mia madre ha avuto una telefonata da uno che si è spacciato per un avvocato dicendo che a suo figlio era scaduta l'assicurazione. Mi ha detto: perché non chiama mio figlio? Dopo pochi minuti ha ricevuto un'altra telefonata in cui le veniva detto che suo figlio aveva avuto un incidente e che se si voleva risolvere la questione senza che coinvolge l'assicurazione, lei avrebbe dovuto pagare 3.500 euro, oppure se non aveva in casa questi soldi sarebbe passato un avvocato per prendere una caparra con dei gioielli, ci bastava anche una collana. Mia madre ha chiesto anche di poter parlare con suo figlio, pensando che fosse poi mio fratello. E questo gli ha detto, dice: no, guardi, suo figlio è di sopra, dolorante, al piano superiore con il maresciallo di polizia, io sono qui di sotto, quindi passerà l'avvocato e lei gli dia almeno qualche gioiello. Mia mamma ha chiuso, ha chiamato me, tra l'altro io mi sono subito preoccupato perché la prima cosa che ha detto mia mamma, mi ha detto, dice: guarda, tuo fratello, pensando che fosse appunto mio fratello, ha avuto un incidente. Io mi sono subito preoccupato e lei poi mi ha detto, dice, mi hanno chiesto anche 3.500 euro dei gioielli. Io ho detto: mamma, tranquilla, questa è una truffa, perché io come Federconsumatori ne ho viste tantissimi di questo tipo, e sono corso da lei, l'ho tranquillizzato, ho chiamato mio fratello che naturalmente era a casa, poi ho informato anche il commissariato di Fano, perché credo che sia nostro dovere sempre informare gli organi di polizia. Proprio poche settimane fa lei è stato testimone anche di un'altra truffa. Sì, c'è un altro sistema che adottano, è quello di farsi passare per dei vecchi amici, attaccano dicendo: ma non ti ricordi di me? Poi attraverso una serie di domande indirette riescono a capire delle informazioni e poi o compiono dei furti o addirittura si fanno dare dei soldi, come poi ho saputo da alcune persone, anche, voglio dire, non ingenue, che hanno dato dei soldi pensando che questi fossero degli amici. Quindi raccomando attenzione, prima di tutto non aprire a nessuno e chiamare sempre dei vicini o dei parenti se si ricevono delle telefonate di questo tipo o se suona il campanello delle persone che affermano queste cose. E dalle truffe passiamo ai furti, che invece sono diminuiti del 25% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Noi abbiamo intervistato il questore di Pesaro Urbino, Antonio Lauriola, che ci ha dato utili consigli naturalmente per contrastare questo fenomeno. Sentiamo. Signor questore, l'estate è sempre un mese particolare in cui c'è una recrudescenza di furti e di raggiri. Qual è la situazione nella nostra provincia? Come Polizia di Stato siamo sempre vicino alle fasce deboli.
quindi consideriamo tutti vittime del reato fasce deboli. Il periodo preso in considerazione dall'1 gennaio a tutto agosto dell'anno scorso, confrontandolo con lo stesso periodo di quest'anno, c'è stata una diminuzione del 25%, il che significa che tutte le forze messe in campo, dalle volanti, dal reparto prevenzione crimine, anche dalle squadre nautiche che stanno sul litorale, hanno dato un effetto veramente positivo. Abbiamo tratto in arresto molte persone in flagranza di reato, ma quello credo che sia l'operazione più importante è quella fatta con l'arresto di 5 pregiudicati baresi, esperti in furti seriali. Sapete la tecnica qual era, di prendere le chiavi nella macchina e quindi poi estendere l'operazione all'interno delle abitazioni. Quindi questo modus operandi permetteva di depredare completamente tutti i beni che c'erano negli appartamenti. Allora, la prevenzione è sempre l'arma migliore, quindi i consigli che voi potete dare alla cittadinanza sono estremamente utili. Quali sono e quali si possono mettere in campo? Noi abbiamo sempre un vademecum per cercare di arginare questo fenomeno, come consigli generali che diamo normalmente a tutti. E cioè, prima di tutto, non lasciare mai le chiavi nella serratura esterna dell'abitazione, quindi chiudere la porta all'interno. Poi un sistema di bloccaggio delle tapparelle e delle finestre in genere, in modo da non poterle aprire dall'esterno. L'altro consiglio che diamo, e su questo ci tengo molto, installare un sistema di allarme collegato al telefono cellulare, ed è un sistema che costa anche relativamente poco. Non aprire la porta a sconosciuti o a sedicenti, persone che rappresentano enti come può essere il gas, la luce, il telefono, le poste o altri servizi, e in relazione a quell'operazione dei baresi non lasciare le chiavi dell'abitazione in macchina. Poi, per qualsiasi altro motivo, dubbio che uno possa avere in merito a questa cosa, fare il classico numero 113, 112, il 115, il 118, fra poco entrerà in funzione il 112, quindi anche molto più semplice, quindi fare il numero e chiedere consigli sulla situazione specifica. E l'intervista integrale con il questore di Pesaro Lauriola andrà in onda a seguire il nostro telegiornale. Bene, un altro centauro è rimasto coinvolto oggi in un incidente fra auto e moto in via Roma a Fano intorno a mezzogiorno. Si tratta di un giovane di 21 anni di Saltara che a bordo della sua moto, una Kawasaki 800, ha superato a sinistra le auto in coda in direzione Monte, non accorgendosi che una Ford Focus condotta da un marocchino residente a Fano di 37 anni stava svoltando a sinistra verso un parcheggio. L'impatto è stato inevitabile. Entrambi i conducenti sono stati trasportati al pronto soccorso del Santa Croce, ma non dovrebbero essere in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia municipale per dirigere il traffico, che ha subito molti rallentamenti. Ed ora occupiamoci di un tombino che vi abbiamo mostrato in un servizio di ieri. Appunto, ci siamo occupati di questo pericoloso tombino in via del Ponte nel quartiere San Lazzaro, che avrebbe potuto causare delle serie conseguenze a chi inavvertitamente ci fosse finito dentro. Ebbene, dopo il nostro servizio, nella giornata di oggi, il tombino, come vedete dalle immagini, è stato ripristinato e messo il tutto in sicurezza. Ed ora ancora spazio alle vostre segnalazioni. Ancora un nostro telespettatore ci ha segnalato che nella rientranza delle mura medievali, dove una volta erano posizionati i carri allegorici del carnevale, ebbene in quella piccola cavità nelle mura qualche senzatetto ha pensato di utilizzarla per bivaccare. Dalle immagini infatti vedete che tra i vari oggetti c'è anche un cuscino bianco dentro un sacchetto della spazzatura. Bene, e adesso parliamo del cavalcavia in via Flaminia sulla 14, che ha creato non pochi disagi ai cittadini. Nonostante la competenza sia della provincia, ieri l'assessore ai lavori pubblici Marco Paolini ha accompagnato i tecnici del comune di Fano e effettuato un sopralluogo per controllare i lavori di adeguamento del percorso pedonale che la ditta incaricata dalla società autostradale sta svolgendo in questi giorni. Il cantiere in corso è volto ad ampliare, su richiesta del comune, la sezione pedonale del cavalcavia e a migliorare
le pendenze delle rampe. Bene, a Lucrezia di Cartoceto invece ha preso il via questa settimana l'edizione di Music Square, l'evento dedicato alla musica in programma fino al 28 di agosto. Dopo il grande successo ottenuto negli anni scorsi, Music Square torna in piazza Giovanni Paolo II a Lucrezia per regalare emozioni alle migliaia di persone provenienti da tutta la regione. Giunto alla 7ª edizione, l'evento è stato organizzato dal comune di Cartoceto in collaborazione con la Proloco. Sono previste 3 serate di grande musica, creatività, espressione artistica, con musica dal vivo e disc jockey. La novità 2015 di Music Square sarà questo mix tra live e console, tra band e duo e trio emergenti e DJ che appunto andranno a comporre in modo particolare la prima serata, quella dedicata come ogni anno al contest per artisti emergenti. Il concorso stesso si chiama concorso miglior artista, in passato ha dato la possibilità a tutti i ragazzi, i giovani e le band partecipanti di essere catapultati nel panorama musicale nazionale ed è anche il motivo per cui il contest di Music Square con cui si apre la manifestazione è ormai, devo dire, non soltanto molto ambito ma sicuramente anche garanzia di un livello e di una qualità musicale ormai sicuramente alta. Dopodiché le altre 2 serate, come sempre dedicate invece alla grande musica, la prima serata un concerto tributo dedicato al grande Lucio Dalla il 27 di agosto con la Ricky Portera Band, Ricky Portera suo storico chitarrista che ci farà rivivere ovviamente tutte le grandi emozioni del cantautore scomparso che ha fatto grande la musica italiana nel mondo e si chiude poi il 28 di agosto invece con la Last Minute Band, il DJ Fabrizio Minus che soprattutto dalle nostre parti non ha sicuramente bisogno di presentazioni, che invece ci farà rivivere tutti i ritmi, i suoni e le emozioni negli ultimi decenni della musica italiana ed internazionale. E si conclude questa sera la fiera di San Bartolomeo che si tiene nella zona della Sassonia di Fano. Come abbiamo fatto nelle 2 sere precedenti, apriamo una finestra, andiamo in Viale Adriatico dove in collegamento c'è Marco Ferri per raccontarci quest'ultima giornata, una giornata un po' conclusiva. Buonasera Marco, allora quali sono le impressioni in quest'ultima serata di fiera? Buonasera Lino, dunque sì, qui ormai mancano poche ore, poi le bancarelle si smonteranno e andranno a Senigallia dove domani pomeriggio c'è già l'allestimento per la fiera che si terrà venerdì, sabato e domenica. Dunque un bilancio tutto sommato positivo, a parte l'esordio che come abbiamo già raccontato è stato caratterizzato dal maltempo sia al mattino presto che alla sera durante la chiusura della prima giornata. Per il resto, come ci hanno detto gli ambulanti, insomma, è stata una fiera tutto sommato tranquilla, gli affari sono andati così così. Ieri è stata la giornata con il maggior numero di persone presenti. Oggi sì, c'è stata gente, adesso si spera nel dopo cena, anche se come diceva qualcuno, ci diceva qualcuno, in linea di massima l'ultimo giorno è quello un po' più fiacco, come si suol dire. Allora, Simona Zonghetti questa mattina ha fatto un giro qui alla fiera e ha realizzato alcune interviste, vediamole. Che cosa ti ha acquistato la mamma? Che cos'è quello? Un palloncino. Una moto? No, no, un palloncino a forma di moto. Ah, è vero, precisiamo. E lei invece, signora, si è già comprata qualcosa? Sì, abbiamo comprato la griglia. Dovete continuare il giro? Sì, adesso facciamo un altro giretto, poi andiamo a casa. Cercate qualcosa in particolare o date un'occhiata alle bancarelle? Un regalino per alcuni amici di Martino. Tanti regali oggi. Quanto tempo ci hai impiegato per fare questo nei capelli? 20 minuti. Quindi ha fatto presto? Sì. Ti piace molto? Sì. Siamo sempre al frullatore, al trituratore, insomma, infatti io. Ha comprato questo? Sì. Serve per lavare il pavimento, ma la cosa furba è che se c'è dello sporco non dovete passare prima la scopa e poi lo straccio perché lo recupera. Possiamo vedere? Ma certo, prego. Può capitare che cucinando cade del sugo.
Una giornata di pioggia, torniamo in casa, impronte e pedate dappertutto. Basta semplicemente andarla a sollevare. Girate 2, 3, 4 volte, si strizza così. Basta spingerlo e cominciate a utilizzarlo. È più grande del classico mocio e pesa la metà. E allora immaginatevelo pulendo il cotto, granito, qualche gres. Notate che pian piano lo sporco lo trattiene. Quindi pulire con facilità. Perfetto, io ho terminato. Ne volevate 2? Dei mocio per pulire per terra. Abbiamo risparmiato qualcosa. Ha già concluso il suo giro, ancora deve continuare. Abbiamo finito. È di Fano lei? No, di Lucrezia. E viene qua spesso tutti gli anni? Sì. Sempre. Si fanno affari? Sì. Solitamente che cosa si cerca alla fiera di Fano? Quelle cose che nei negozi si trovano raramente, più che altro cose, quelle cosine da cucina particolari, queste cose qui insomma. C'è una convenienza? Alle volte sì, alle volte no, dipende. Io sono fanese, quindi l'aglio e la cipolla è un rito. Possiamo chiederti che cosa ti ha comprato la nonna? È un dinosauro. Gliel'ha comprato lei? Sì. Sono i miei preferiti. Che dinosauro è questo? Il tirannosauro con le spine tutto colorato. Caspita. Allora l'hai ringraziata la nonna? Sì. Sì. Sei felice oggi? Sì. Ci fai un saluto a Fano TV? Abbiamo fatto un po' di shopping. Beh, veramente lei, non io, però. Per te nulla? No, per me niente. Aglio e cipolla in giro, poi non so l'affare quale sarà. Lei solitamente che cosa acquista alle fiere? È la prima volta che vengo a questa fiera, quindi non lo so, adesso faccio un giro, sono appena arrivata. Di dov'è? Ferrara. Niente di particolare, solo una visita di piacere e basta. Se trovate qualche occasione ne approfitterete? Certo. Guarda, non lo so, siamo appena arrivate, facciamo un giro perché non abbiamo idea, è la prima volta che vengo, quindi... Solitamente invece che cosa acquistate le fiere? Di solito vestiti, però a volte anche da mangiare, croccante. Quindi non manca mai la cosa. No, quello no. Quali sono le vostre preferite? Mai. Io? Quelle con lo zucchero, frizzine. A te invece quali piatti? Queste al cocomero. A te? Le Coca-Cola. Signora, buongiorno. Posso chiederle se oggi ha fatto qualche affare già? No, ancora non ho acquistato niente, sono sincera. Sto solo guardando, siccome mi occupo di hobby, guardavo se potevo usufruire di queste collane per farci qualche creazione. Che cosa crea? Orecchini, collane? No, io ho molto bricolage, e decoupage, e cornici, cose anche prese. Penso anche al Natale, sinceramente. Quindi alla fiera, ecco, se ne possono trovare sì, tante trova, per le sue creazioni. Si trova, sì. Abbiamo preso le scarpe, coltelli la signora e per il momento niente altro, però cerchiamo la padella. Ecco, quindi ancora dovete continuare a fare il giro. Cerchiamo ancora. Benissimo. Buongiorno. Salve. Questo è un panno in fibra naturale, è una fibra di bambù, funziona anche solo con l'acqua, delle volte ci metto un po' di grappa, ma alla fine il panno fa sempre la stessa funzione, o da asciutto o da bagnato, la differenza si vede sempre. Vediamo anche che pulivate gli occhiali. Sì, anche gli occhiali, per tutte le tipi di superfici. Ti posso pulire un po' gli occhiali anche a te? Perché ti voglio far vedere che o con o senza l'uso del prodotto il risultato sarà sempre lo stesso, perché il panno va a sgrassare anche senza prodotto. Secondo me hai acquistato la vista, mi dica se c'è differenza. Ci vedi di nuovo, vero? Perfettamente. Grazie. Grazie a lei, buona giornata. In questi 3 giorni tutto è filato liscio, non ci sono stati sequestri da parte delle forze dell'ordine, in particolare dei vigili urbani di Fano. Ci sono state invece delle polemiche oggi pomeriggio, quando i vigili sono stati chiamati per multare un'auto che di fatto ostruiva un passaggio pedonale. La vedete in queste immagini proposte dalla regia. Un'auto che di fatto impediva l'ingresso e l'uscita dal Vanvitelli delle persone. È stata chiamata la polizia, in particolare perché una persona in carrozzina non poteva uscire dal parcheggio. E poi i vigili, una volta lì, hanno multato anche altre 13 vetture che non erano in regola. E questo è bastato per far andare un po' su tutte le furie le persone che hanno visto la multa, il verbale sul parabrezza dell'auto. Però va detto, ecco, che in questi giorni i vigili urbani
hanno chiuso un occhio, sono stati tolleranti e che oggi non potevano assolutamente fare a meno di multare quest'auto perché di fatto impediva l'uscita ad una persona in carrozzina dal parcheggio. E siccome poi non è che una volta sul posto i vigili possono multare una macchina e far finta di niente sulle altre, e di conseguenza chi non era in regola, chi era in multa, ha ricevuto il verbale. L'unica polemica è questa. Poi in realtà è arrivato un messaggio, una segnalazione al 338-4968-250 che dice: considero indecente che nei tre giorni della fiera non vi siano postazioni di bagni chimici e che i cani di media e grossa taglia abbiano potuto circolare senza museruola. Ecco, questa è la segnalazione di un nostro telespettatore che vi rigiriamo. Però tutto sommato, come dicevo, tutto è filato liscio, tutto è filato tranquillo. Vi do soltanto per chiudere questo collegamento alcuni dati tecnici, alcuni avvisi importanti. Allora, intanto che tra qualche ora, entro la mezzanotte, gli ambulanti lasceranno Viale Adriatico, Viale Dante Alighieri, però il divieto resterà in vigore, in particolare su tutta l'area della fiera fino alle 6 del mattino. Mentre su Viale Adriatico, dalla rotonda, dall'anfiteatro Reichstadt fino praticamente al porto, il divieto di sosta verrà prorogato fino alle 11.30 per il passaggio di una barca. Dunque fate attenzione, anche se non vedete più le bancarelle, sappiate che su Viale Adriatico fino alle 11.30 di giovedì mattina non sarà possibile parcheggiare per il transito di una barca. Direi che per il momento è tutto, grazie e a voi la linea. Bene, grazie a Marco Ferri per averci raccontato in queste tre giornate dai suoi collegamenti da Viale Adriatico la Fiera di San Bartolomeo. Prima di lasciarci vi ricordo due appuntamenti importanti per domani sera. Dopo il telegiornale avremo qui nei nostri studi in diretta l'ex sindaco Stefano Aguzzi, che per l'occasione della quale abbiamo registrato diverse interviste, quindi non perdetevi questo appuntamento perché ne vedremo e ne sentiremo soprattutto delle belle. E poi a seguire un'altra cosa che vi farà sicuramente piacere, a grande richiesta torna Viaggio nella nostra memoria, dove con le immagini raccolte dallo studio Del Bianco andremo negli anni 80 e 81, precisamente nella stagione calcistica dell'Alma Juventus, stagione calcistica nella quale la compagine fanese ha sfiorato l'ingresso in Serie B. Bene. Quindi per gli amanti del calcio e non, grazie per averci seguito, non perdetevi questo appuntamento domani, il TG termina qui, noi torneremo naturalmente puntualmente domani sera se vorrete alle 8.30. Grazie e buon proseguimento con Fano TV.